Dal 23 al 25 luglio prossimi, operai dell'ANAS al lavoro sulla SS 517 variante bussentina, con conseguente ripercussione anche sul traffico veicolare, seppur, secondo l'ordinanza emanata da ANAS, gli interventi saranno effettuati in orario notturno al fine di ridurre al minimo i disagi. Percorso alternativo che porterà dunque i viaggiatori a dover attraversare il centro di Torre Orsaia sia per chi viaggia in direzione nord che per chi seguirà la strada verso sud. L'ordinanza dell'ANAS emessa lo scorso 16 luglio è stata anche inviata a tutti gli enti competenti partendo dalla provincia di Salerno, oltre che a tutti i comuni che l'arteria stradale mette in collegamento. La SS 517 VAR, sin dal suo completamento, è risultata particolarmente utile al fine di ridurre i tempi di percorrenza tra Vallo di Diano e dunque in bocco dell'autostrada 2 del Mediterraneo e i comuni del Bussento e del Golfo di Policastro. Da diversi mesi però si parla della necessità di effettuare interventi di messa in sicurezza, in particolare sul tratto più antico dell'arteria, ossia quello che collega Caselle in Pittari Nord con Policastro Bussentino. Interventi che sono già stati programmati da ANAS e che richiedono un cospicuo investimento. Lavori però che, secondo quanto illustrato, si cercherà di realizzare in modo tale da ridurre al massimo i disagi per gli utenti sulla strada, particolarmente trafficata nel periodo estivo. ANAS, dunque, per velocizzare al massimo i tempi, si mette all'opera con interventi di ricognizione che saranno realizzati nelle notti che vanno dal 23 al 25 luglio prossimi, con chiusura al traffico veicolare, in particolare della galleria Monte Granaro. La galleria in questione sarà dunque sottoposta a verifiche strutturali con tecnici al lavoro nelle notti del 23, 24 e 25 luglio nella fascia oraria che va dalle ore 22 della sera fino alle 6 del mattino. Per poter effettuare le operazioni di ricognizione, secondo quanto riportato nell'ordinanza dell'ANAS, sarà dunque disposta la chiusura del tratto della SS 517 variante bussentina che va dal chilometro 0 più 300 al chilometro 7 più 500. Con percorso alternativo che, per chi proviene da sud ed è diretto verso Buonabitacolo, verrà deviato lungo la strada regionale XSS 18 Tirrenia Inferiore, passando per Torre Orsaia. Percorso inverso per chi proviene da Buonabitacolo ed è diretto verso Safri e dunque Golfo di Policastro.